Ciao, breaking news domenicale di Wild Rift. Intanto parto subito col dirvi che sono nello studio nuovo, quindi se notate ancora un po' di problematiche è perché ho appena fatto il traslochino, quindi ho un sacco di roba da sistemare, ma poi vi farò avere anche un video dello studio quando sarà possibile. Comunque, questa settimana non ci sono novità estremamente succose, ma un secondo giveaway, questo serviva a prendere attenzione, ma è vero. Vi ricordo che c'è il giveaway, quello sulla lore. Ogni volta che esce un video sulla lore, Storie di Runeterra, il mio video di Relia, lo trovate pubblicato venerdì pomeriggio. Se commentate il video supera le 400 views, andrò ad estrarre una persona tra i commenti per regalare una capsula ufficiale Riot da 9,90 in giù con il codice, insomma, quello che faccio per ogni video della lore. Inoltre vi invito a seguirli perché è il mio progetto preferito, riguarda anche il mio studio nel mondo del doppiaggio e queste cose qui, quindi vi invito a guardarlo. Poi vediamo velocissimamente quali sono le skin uscite questa settimana, se ce ne sono in arrivo, la season, informazioni sulla season che mi chiedete sempre, informazioni su Twitch che mi chiedete sempre quando arriva, novità e informazioni sulla patch 4.1b. Poi vi faccio vedere le missioni segrete, quelle dell'evento, questo qui, insomma, quello che è, cioè, ecco, adesso questo account non l'avevo ancora aperto, quindi vediamo questo qui, e poi informazioni su clip e competitive. Partiamo subito dalle skin, senza perdere tempo, quelle che vedete che sono uscite questa settimana, ossia il 4 aprile, sono Lux Oscurità Cosmica, Lux Cosmica, Shin Zhao Difensore Cosmico, Ashe Regina Cosmica e Cassa di Mietitore Cosmico. Tra l'altro sappiate che lunedì 9 aprile alle 13 uscirà il video di Cassadin con la nuova skin, giocato al 100% dei Cassadin dopo averla appena comprata in Rank Challenger, quindi proprio un gran bel game. Quanto riguarda Gallio invece era uscito la settimana precedente. Poi mi avete chiesto informazioni sulla stagione competitiva che finisce il 19 aprile e quella nuova, la Season 9, infatti vedete qui è scritto Season 8, la Season 9 inizia il 20 aprile, ok? Ma comunque ne riparlerò e lo ricorderò anche la prossima settimana, che effettivamente sarà l'ultima prima del cambio di tutto. E questo ci porta alla patch 4.1b e al rilascio di Twitch che arriverà il 20 aprile. Sono abbastanza sicuro, anche se non ci sono dati ufficiali, che questa settimana non ci sarà la patch. Perché? Perché la Riot vanno tutti in vacanza per Pasqua, non c'è stato il patch preview del sabato che di solito c'è, ed inoltre sia Twitch che la season arrivano il 19-20 aprile, insomma, quindi va tutto a semplicemente slittare di una settimana di quello che di solito è il ciclo di patch. Se lo uniamo al fatto che la settimana scorsa, come vi ho parlato nel video di aggiornamento precedente, loro dicevano che le patch sarebbero state più lente e tutto, ecco, ci rimane molto probabile che non ci sia la patch questo mercoledì, ossia mercoledì 12, la notte tra mercoledì e giovedì, probabilmente non c'è, e quindi sarà al 90% la notte tra mercoledì e giovedì con season e ovviamente Twitch. Twitch che quindi arriva il 20 aprile. Se volete già vedere un gameplay di Twitch, lo ho giocato sul mio canale, lo trovate. Come sempre lo gioco sul server cinese, ho 400 milioni di ping, non me lo fanno piccare, me lo rubano, eccetera eccetera, quindi faccio il primo game conoscitivo dove lo provo, tipo reaction contro i bot cinesi, che comunque sono più forti di tanti giocatori. Poi vi faccio l'introduzione che arriva comunque prima della release del champion, poi il tutorial sul server ufficiale ed infine magari una ranked normale sul main. Ma ora passiamo all'evento segreto. Voi andate su eventi, l'ho già spiegato, ma ora vediamo anche le soluzioni. Fate entra, toccate la carta gialla di Twisted Fate ed eccoci qui, c'è scritto adorabile, accarezza la testa di Twisted Fate 3 volte oppure gioca 15 partite, ma noi non le vogliamo giocare. Quindi andiamo a toccare la testa di Twisted Fate, andiamo su Twisted Fate e facciamo 1, vedete che escono i cuoricini, 2 e 3. Missione completata, quindi andiamo a vedere qual è la prossima. La prossima missione è gioca come o con un campione che non cammina sulla landa. Infatti per fare questa missione il più velocemente possibile sto andando con Corki in mid nella bot game, quello contro proprio l'introduzione, il game bot più facile che esista, per finirlo il prima possibile e passare quindi alla prossima missione. Eccoci infatti qui a chiudere il game, infatti vedete che questa è completata, la confermo, e qui c'è scritto prendete una hexakill. A questo punto che cosa fate? Voi toccate dove c'è scritto 5 hexakill e guardate, compare ottieni meno o più hexakill, se faccio più diventano di più, io vado a fare di meno, meno, 0. Missione completata, facilissima. A questo punto c'è scritto rifiuta la missione fuori di qui, vedete che se io vado sulla missione e la prendo, la posso muovere, la metto nel cestino, bam, missione completata. E ora c'è scritto prendi il punto giallo, vedete che accanto a guanta il premio c'è un puntino giallo, io lo vado a toccare, guardate, bam, lo tocco ed è scomparso, quindi devo trovare il prossimo puntino giallo. Levati Jinx, fammi vedere i puntini, eccolo qui,
Qui c'è l'altro puntino, vedete accanto alla missione, lo vado a toccare. Ecco il prossimo, qui invece in alto a destra rispetto all'effettivo punto giallo grosso, lo tocco. Rimane l'ultimo punto giallo accanto ad atto segreto, tocco anche quello. Ho completato la missione, posso prendere questo qui e ho finito. Ovviamente poi ci sta l'altra cosa che vi avevo già mostrato nel reel, cioè che se voi nascondete questo occhietto in alto, vedete la splash art qui dell'evento, potete swipeare a destra e vedere la stanza del segreto di, insomma, la stanza segreta di Jinx. Se toccate il baule dice, mica lo puoi aprire così facilmente. E per completare questa missione dovrete giocare i campioni che sono ritratti in giro, ossia Galio che vedete in alto a sinistra, Lilia subito sotto Galio, poi Urgot che sta a destra e in basso vediamo Twisted Fate e Jinx. Questi 5 campioni li dovete giocare tutti insieme nella stessa partita, quindi vi dovrete mettere d'accordo. Quindi Urgot, Jinx, TF, Twisted Fate, Lilia e Galio. Dovrete giocare questi 5 campioni. Quando avrete fatto, questa chest si illuminerà e vi darà la ricompensa. Un'ultima informazione importante riguarda le clip e il competitive. Per quanto riguarda il competitive, in teoria se tutto va bene, il 15 e il 16, cioè la settimana prossima, ci sarà un'altra tappa del Tormenta. Mentre per quanto riguarda le clip, con le migliori giocate, i meme e tutte quelle cose lì, vi invito come sempre ad entrare sul mio Discord e iniziare a postarle lì. Questa settimana non le sto mettendo perché ancora non ci sta, insomma, abbastanza materiale da poter fare, ecco, questo tipo di cosa. Ed inoltre mi sono appena trasferito nel nuovo studio e il tempo scarseggia mentre sto tentando di sistemare tutto quanto. Come sempre vi ringrazio, in particolar modo questa volta purtroppo la situazione qui è molto più indietro di quello che pensassi e sto avendo un po' di problemi oltre a essermi preso delle brutte cose nel frattempo, giusto per non farci mancare nulla, e però voglio tornare bello cattivo col mio nuovo studio e le mie nuove cose. Vi ringrazio molto se siete arrivati fino a questo punto del video, vi voglio bene, vi ringrazio, vi invito a lasciare like, iscrivervi al canale, campanella, tutte quelle cose importanti che aiutano su YouTube. Vi auguro una buona serata, delle buone ranked e ci vediamo al prossimo video.